Io sono Chiara Dipinto, insieme ad Arianna Lelimami siamo le fondatrici di Studio Pepe e Creative Director. Studio Pepe è uno studio che si occupa prevalentemente di interior design, fondato più di 10 anni fa a Milano. E la nostra visione creativa e il nostro approccio al progetto è multidisciplinare a 360 gradi. La palladiana appartiene alla tradizione italiana più antica, infatti veniva usata dai romani e proprio per anche recuperare i pezzi di scarto della lavorazione, quindi è stata molto amata dal palladio, da cui poi deriva il suo nome e ha avuto un grande utilizzo in Italia dagli anni 20-30. Secondo noi ha una forte valenza anche postmoderna, proprio per la possibilità che ti dà di accostare colori, materiali diversi, pattern diversi e quindi questo collage, questa sovrapposizione, questa stratificazione fa molto parte del nostro lavoro e della nostra poetica. Con questo progetto abbiamo voluto ricreare un po' le sensazioni della palladiana originale, quindi una sovrapposizione di cromatica ma anche di texture. Abbiamo fatto un grosso lavoro sulla texturizzazione proprio perché attraverso le differenze di texture e quindi anche di luce si crea un effetto collage, un effetto patchwork che secondo noi è molto gradevole. Abbiamo proprio voluto non usare colori urlati, colori molto forti, contrasti netti, ma volevamo creare una palette molto più tenue e sofisticata di colori che si rifanno un po' anche a tutto lo studio cromatico dei dipinti di Morandi, quindi un grossissimo uso dei mezzi toni che interagendo poi tra di loro con anche il pattern creano veramente un alfabeto cromatico molto interessante. Abbiamo ripescato qualcosa studiato, qualcosa che appartiene al passato, che però ha una valenza molto contemporanea, molto grafica, e per poi renderlo invece con dei codici estetici e di colore, di toni, molto secondo noi contemporaneo. Con questa collezione il nostro intento è di uscire da un mondo classicamente inteso per la piastrella, quindi quello magari del bagno. Ci piacerebbe invece che fosse usata anche in un ambiente living, addirittura ci immaginiamo pareti dove potrebbe esserci un taglio contemporaneo con un caminetto, una soglia e la nostra idea è proprio creare un effetto continuo, quindi parete pavimento. Per noi palladiana è proprio un'armonia di colori, di intersezioni di forme, di texture che deve creare proprio un discorso continuo con l'arredo e con la persona che lo fruisce.